Meghan Markle ha pubblicato il quinto episodio della sua serie di podcast Archetypes. Questa settimana, la duchessa del Sussex ha concentrato la sua attenzione su etichette dannose come pazzo e folle. La duchessa del Sussex ha confessato in Archetypes di essere stata chiamata con un'etichetta dannosa. Meghan ha iniziato il quinto episodio della sua serie di podcast, intitolato The Decoding of Resi con Deepika Padukone, Jenny Slate e Constance Wu, dicendo: alza la mano se sei mai stato chiamato pazzo, o isterico o che ne dici di pazzo, pazzo, fuori di testa la tua mente. Completamente irrazionale. Ok, hai capito il punto. La duchessa ha continuato: ora se fossimo tutti nella stessa stanza e potessimo vederci, penso che sarebbe abbastanza facile vedere quanti di noi hanno le mani alzate. A proposito, anche io. E non c'è da meravigliarsi, se si considera quanto siano prevalenti queste etichette nella nostra cultura. Durante l'episodio, Meghan ha esplorato con i suoi ospiti come queste etichette indesiderate abbiano una storia lunga e dannosa e ha notato come l'isteria sia stata considerata un problema di salute mentale fino a poco tempo fa. Punto. Ha anche detto che, definendo qualcuno pazzo, riduce al minimo le esperienze di una persona e ha aggiunto che l'uso costante di questa etichetta potrebbe portare le persone ad essere illuminate dal gas, in realtà non stanno bene. Potrebbe anche portare a problemi reali ignorati. La duchessa ha detto che si sente abbastanza fortemente per la parola pazza e per il modo in cui viene lanciata così casualmente nonostante porti un vero stigma e abbia il potenziale di rovinare vite. Per dimostrare il suo punto, Meghan ha riprodotto diverse clip in cui gli ascoltatori possono vedere come pazzo può essere utilizzato per l'effetto comico, come è successo in un episodio della popolare sitcom How I Met Your Mother in cui il personaggio Barney dice: se lei è pazza, deve essere così sexy. La parola, ha aggiunto, ha anche un effetto silenziante, che può portare le donne che stanno vivendo veri problemi di salute mentale a non parlare e chiedere aiuto. Yeah.